cazzo! Aspetta, ma dove siamo? C'è l'accendino, c'è l'accendino, sì, ragazzi. Qualcosa mi chiamerà, ma che abbiamo. Ma dove cazzo siamo? Ma qua è tutto buio, io ho paura. È veramente ragazzi, tutto buio. Io devo masturbarmi. No, ma non puoi. Le mani! Ma qual è il tuo re? No, no, a me fa impressione questo re. Questo re pacifico mi fa paura. Io ho paura. Siamo tutti. Ma che pacifico? Siamo tutti assieme, ce la faremo. Ragioniamo un secondo. Siamo bloccati in questo posto. Allora, intanto dobbiamo capire dov'è. Cosa c'è intorno a noi? Prova un attimo. Niente. A me sembra vuoto. Il vuoto. Il vuoto. Siamo in un buco nero. Io so che cazzo succede. Io non ho mai visto una cosa del genere. Meno male che lo sto accendendo in tasca. Meno male. Ma tu non fumi? Però io lo accendio, ce l'ho sempre in tasca. Che ci vedono? Metti che togliete una tipa. Prima di tutto dobbiamo capire se c'è qualcun altro in questo posto. No, veramente nel buio non vedo. Pazzesco. Non so come vedete, ma io non vedo il buio. Guardi io. Il buio lo vedo, o non lo vediamo, perché in effetti il buio è la luce che non viene riflessa. No, che non è il momento. Non è il momento, veramente. Sono veramente. Sto cagando sotto! No. Lasciamo. Devo accendere, devo vedere qualcosa. Devo vedere qualcosa. E quello? È un'anatra! Aiuto! No! Cazzo, no! Dobbiamo salvarlo! Dove è finito? Ray! Accendiamo questa luce, non vedo! Ray! Aiuto! Che cos'è lei? È un'anatra! Cazzo! Aspetta, prova a vedere dove è. Prova a vedere dove è. Sono qua, sono qua sotto. Aiuto. Ecco. Tranquillo, ti tengo nelle mie forti braccia. Ma come le mani? Meno male. Ma vedete, voi sottovalutate l'occhio e l'ingegno, perché sono l'ingegno. Quando i malvagi stavano per fottermi le mani, me ne sono accorto. E allora cosa ho fatto? Stile Jojo, me ne sono nascoste in modo che non potessero fottermi. Guarda che figo. Anche se in effetti da quando sono qui non ho ancora pensato a una ragazzina attillata. Ma posso sentire? Oddio, ma non sapete che mi hanno preso il capito il cazzo! Non ha più il cazzo! Non sento più niente! Non hai più niente, Locke! No. Sei piatto! Non ho istinti, non penso alle ragazzine. In questo momento io sto pensando solo al fatto che voglio. Non lo so cosa voglio! Ragazzi, basta, è ora che andiamo. Non ho il cazzo, non hai capito? No, ma non ce ne frega, dici. Allora, non me l'hai fatto un cazzo, magari. Locke, a me non me l'hai fatto un cazzo, dice cazzo. Mi ero preoccupato all'inizio perché pensavo qualche futuro insieme. Però adesso, pazienza, andiamo avanti. Ma io posso essere la donna della coppia, la prostata c'era ancora. Puoi ancora farmi raggiungere. Ragazzi, dobbiamo proseguire. Andiamo avanti, perché non possiamo stare qua. Non sappiamo che dobbiamo cazzo. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo trovare un'uscita. Ragazzi, dobbiamo trovare il mio cazzo. Dobbiamo proseguire, veramente. Andiamo, guardate, dai, continua. Io come faccio a guardare la senza il pene, ragazzi? Io non so come si fa a guardare. Ma che te il pene? Cosa ti allora, serve? Dai, spero che sei. Porca puttana, ti capiti qualcosa. Dai. Non è per la sfiga, non sei mai più. Vai avanti, guarda avanti. Oh, cazzo! No! E vai! To lei, vece. Oh, che palle, ci siamo liberati di Adalvis finalmente. Ma cosa dici? Dobbiamo andarlo a salvare. Ma senza il pene non mi interessa più Adalvis. No, ma dobbiamo andarlo a salvare, sì. Ma non capisci? Tutto il mio interesse che avevo per Adalvis era legato al mio pene. Guarda, senti, è in agonia, dobbiamo andare a salvarlo. Ok, va bene, aspetta, non ci vengo. Aspetta. Ok, no, devo concentrarmi, devo andare avanti. Vieni. Non mi serve il pene, andiamo. Scendiamo. Aspetta, non vedo un cazzo io. Ormai, perché io sì. Allora andiamo a tastoni. Guarda, continua a urlare, Adalvis! Ok, ci andiamo dalla scala.
siamo quasi, Rabis. Dai, Rabis, ti salvo. Ti salvo. Dai, vieni qua, dai la mano. Ho dato l'accendino. Meno male che sono riuscito a salvare l'accendino. Non so chiaro. Come hai fatto a salvarti? È un bel volo, GG. Ragazzi, c'era in fondo un grossissimo lago. Meno male che mi hai salvato, perché è culo che hai. Tutto fradicio, però almeno qua. Però ho trovato, ragazzi, un tasto. Un tastone che io pure ho schiacciato da solo. Andiamo. Sei sicuro? Sì, sicuro. Può darsi che ci sia la salvezza. Andiamo a vedere. Ragazzi, guarda l'interruttore. Ah, sì, aspettate. Siamo sicuri che questa cosa ci porterà fuori di qui? Sì, è l'unica soluzione. È l'unica alternativa. L'unica cosa che abbiamo trovato. Schiacciamolo, ragazzi. Assieme. Tutti dai. Insieme, vai. Che incubo, madonna, che incubo. Che c'è? No, minchia, ho fatto un incubo pazzesco. Ho sognato che era pazzesco, facciamo i video su YouTube. Forse c'eri te, non so se c'eri te, c'era qualcun altro. No. Come c'era qualcun altro? Ma cosa dici? No, come c'era qualcun altro? Ero tipo sposato con una donna, roba del genere, ma è assurdo, ma figurati. Ma i video? Sì, giocavamo ai videogiochi, alle cose. La figurati se giochi ai videogiochi, che ha 30 anni, quelle cose ma, che facciamo. Ma devi stare tranquillo. Qualcun altro? No, ma non lo so, sto dice, mi sembra tutto quasi vero. Sai quando quei sogni sembrano realistici? È pazzesco, no? Sì, però i video, proprio l'ultima cosa che possiamo fare sono dei video. Ma no, che cazzo ne so, ma già tanto i videogiochi poi. Ma poi YouTube, già tanto se vedo due cazzate famose, non so anche come si fa. Madonna mia, che incubo. Oh. Guarda te, se deve farsi sogni. Ma minchia, cazzo. C'è un monico alla finestra. Ho visto un gatto. Ho visto, aiuto, proteggimi. Aiuto, no. Ma va. C'è un monico alla finestra, te lo giuro, l'ho visto. Ma, sei sicuro? Giuro. No, minchia, andiamo a vedere. E lì. Ma che lo vuoi fare? Una. Vai, mandalo via. Cazzo. Mandalo via. Vai. Vuole entrare! Ma che cazzo fai? Sono Lotti, Super Fighting Bros! Ma che sta? Bros! Ma non, chiama la polizia! No, fermi! Non risponderà la polizia. Ad Alvis! Vai via! Ma che stare, oh! Ma che cazzo? Ehi! Ma che cazzo sei tu? Come ci conosci? Ma stai scherzando? Ma chi sei? Cosa vuoi? Sono Antonio! Io prendo un'arma! Ma sì, questo lo puoi, perché l'hai visto dalle finestre? Ma ragazzi, no? Non ce l'avrei visto dalle finestre su qualcosa di cazzo ti conosco! E quello? Quella cosa? Quello! Questo lo usavo quando suonavo, quando non cantavo, però... Però cosa facevi tu? Ma c'era la musica, ma sei sempre stato lì! Ti piace il calcio, vero? Cosa vuol dire? Tu ti piace il calcio? Ti piace il calcio, vuoi dare un palese uomo e dici ti piace il calcio? Oh. Sei un estraneo che è penetrato in casa nostra! E sono arrivato a comodare perché... Non so, perché ti vedo con un'area familiare, non so, è questa come... è casa mia anche praticamente. Ci ho passato una vita qua dentro a registrare video. Ma quali? Ma che video? Anche tu per farti con registrare. Che è sta cazzata dei video? YouTube Super Fighting Bros. È strano perché. Questa maglietta che me l'ha fatta lui! Ma è strano perché. Ma non fa le magliette! Ma sì, abbiamo provato anche a vendere, non le comprava nessuno perché erano tutti stronzi. Ma guarda che io guarda. No, tu è assurdo perché. Nel senso, ho fatto un sogno stanotte che non so, sembrava che... Ma cosa gliene parli anche con lui che non sai chi è? Cosa gliene parli? No. Ma io ho sognato che facevano dei video di gameplay. Giochi. Ma potrebbe essere qualsiasi cosa, video generico. Di gameplay un po' di meno.
Gameplay vuol dire? Cos'è? Cosa vuol dire? Cos'è? Giocare videogiochi! Ma noi non giochiamo videogiochi, non c'è niente! Perché avete Xbox? Avete un Xbox sulla PlayStation 2! Ma è di nostro cugino! Ma io ti sono svegliato adesso! Ti vedi il vostro cugino? Ma sì, perché... Come si chiama il vostro cugino? Ma guarda, io... Ma state scherzando, noi stavamo dormendo tranquillamente e una notte... Fino a 5 minuti fa eravamo in un luogo buio che di cui non sapevamo niente. Lui è stato aggredito da una cazzo di anatra che ululava. Questo sta mirando, oh, papà. Adesso io chiamo la polizia. In tasca, non so come la fai, l'hai fatto, l'hai messo su, ma che sei bravo. Quella? Che cosa? Che cosa è? Resident Evil 4, Wii Edition. Ma cosa è un gioco? È un videogioco. Mi risuona qualcosa nella mente, ma non capisco, non capisco. È un videogioco, non... Guarda che sono un bel tipo. Tu ci sei già a fregare, sono quelli che... fregano, fanno le truffe. Io capisco se vuoi vendere qualcosa, poi ci vuoi provare dei soldi. Mi sembra incredibile. Ho capito che hai detto. Ho capito tutto. Cos'hai capito? Continui a parlare. I maledetti bastardi che ci hanno intrappolato in quel luogo buio hanno capito che non potevano trattenerci lì. E quindi cosa hanno fatto? Ve lo dico io cosa hanno fatto. Ci hanno teso una trappola e quando abbiamo premuto quel cazzo di bottone, da soli, volevamo tornare a casa con tutto il nostro... Avevamo una voglia sola di tornare a casa e ci hanno fatto tornare a casa. Ma in una realtà idealizzata da loro, una trappola, dove noi ci stiamo comodi, comodi. Ma no, sei fuori di testa, ma cosa stai dicendo? Quello... Chi è che ci intrappola? Io sono tranquilla, serena. Quello che ti ha rubato la rabbia, quello che ti ha rubato l'italiano continuo, quello che mi ha rubato il pene. Ma che tu non hai il pelo, non mi frega niente! Te lo avrà tagliato qualcuna, magari! Città, rabbia! Facciamo così, facciamo così! È una cosa abbastanza fresca, questo universo è ancora fresco, secondo me di poco. Universo di cosa? Allora, ditemi un po', chi è il presidente del consiglio? Paolo Bonolis, sono di Jerry Scotti. Ma sì, ma Jerry prima Scotti. Era Jerry Scotti, poi... Paolo Bonolis? E qual, e qual è stata la carriera politica di questi due personaggi televisivi? Ma sì, sono anche passi in ma che domande sono? Era guardare la politica tutti i giorni, che senso? No? E la catena di ristoranti di fast food, anzi, più famosa in Italia, più sviluppata in Italia, qual è? Sì, c'è una, sì, ogni anno c'è, di qua dietro ce n'è una. Non vi ricordate? Ma non vi ricordate di quando ci lamentavamo un sacco perché morivamo dalla voglia di KFC e non c'era nessuna parte d'Italia? Avete voglia di KFC probabilmente, dato che spesso non si può avere, avete voglia di KFC e in questo universo a quanto pare c'è KFC. Dimmi che sapore ha KFC rispetto a McDonald's? Pollo. Pollo. E che cosa offrono a parte il pollo? Non so, sì, esatto. Panini col pollo. Pollo. E basta. Ma perché continua a parlare così? Sono di confusione. Che sì, ma certo. L'ultimo videogioco che hai giocato? Non ne so, per esempio, qua. Ma noi siamo i Super Fighting Bros! Siamo i Super Fighting Bros! Ma levanta questa taglia di merda! Mi sentivo però! Che cazzo mi hai messo addosso? Cosa abbiamo fatto stanotte io te? Ok, siete tornati, cazzo! Oh. Adesso dobbiamo uscire... Guarda che roba! Un po' sconvolto per la nottata, però facciamo finta niente e veniamo. Cosa avete fatto? Ma no, niente, niente! Quindi non ho più scuse! No, sono venuto a salvarmi, cazzo! Sei bene! Che bello! Però adesso dobbiamo uscire... Quando abbiamo preso lo suono... Questo qua è finto!
quando io ho premuto il bottone, mi sono ritrovato nel tuo cortile. E avevo paura, non so perché. Era come se qualcosa di minaccioso fosse. Sì, non era che ci sta sabotando la vita in qualche modo, non capisco più. Dobbiamo uscire da qua. Cazzo di coscia. Aspetta, io esco. Sono tre pezzi, esco, cazzo! È pericoloso, no! Ray! Oh! Ma cazzo! Ma siamo usciti qua, sei andati là! Oh, porca puttana! No, è peggio di Lost! È peggio di Lost! Porca troia! Cos'è? Le magliette! Perché non stiamo sbloccando le cose? Ma cos'è? Ma cazzo! Ma siamo dei coglioni, sono delle magliette, no? Ma cavolo! Ma che cavolo! E che cavolo! Vieni dentro! Ma coglioni! Che coglioni! Dobbiamo metterci la notte dietro insieme! Noi siamo super belli grosse! Cazzo! Non c'è una magliette, cazzo! Oh! E adesso usciamo da questo buco di merda e gli spacchiamo il culo! Sì, cazzo! Adesso usciamo e niente ci cambierà! Diciamo! Andiamo, ce la facciamo, adesso usciamo! Vai, vedi! Caga sotto! Vai, vedi! È un circolo vizioso, continuiamo a entrare e uscire, non so come fare. Non è una soluzione, ragazzi. No, veramente. Vogliamo ucciderci. Magari non ci avanzare. Uccidi tu prima, vediamo cosa succede, ragazzi. Ma senti questa gente. Culo! Che scopo! Che bello! Ma cazzo! Ma siete voi! Impostori! Vende! Merda! Bastanti impostori del cazzo! Ma culo! Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, noi siamo FaVinJ! E siamo tornati su EPWIS! Cazzo! Figa! Incredibile! Incredibile ragazzi! Grandissimi ragazzi, è bellissimo quanto siamo una famiglia tutti insieme! Ci odiamo tutti, non capite quanto significate per me ragazzi, è fantastico! Abbiamo raggiunto un traguardo incredibile! Cazzo! Figa! Cazzo! Figa! Culo! Scopare! Ah, che bello! Finito! Ma cazzo! Tutti ragazzi e benvenuti anche voi in questo nuovo video di FaVinJ! Verde! Merda! Bastardi impostori del cazzo! Cazzo! Figa! Scopare! Ma voi siete... Bella ragazzi, date che voi dei fan con le magliette di FaVinJ! Ma si è FaVinJ! Voi siete super FaVinJ! Quando torniamo sul nostro universo potremmo iniziare a fare così da potremmo ragionare. Magari fa successo lo stesso. Alla fine scopare le soglie. Scopare. Uccidere il culo. Figa. Boh ragazzi, quando torniamo diventiamo FaVinJ. Scopare! Allora, quello che potevamo imparare in questo posto è imparato. No, sa che non è di utilità. Andiamo via perché secondo me... Magari continuiamo a uscire, prima o poi torniamo nel nostro universo. Prima o poi rientreremo. Proviamo. Cioè, questo qua per il collo, questo non hai. Figlietto del cazzo. Scopare! Scopare!
ragazzi, io sono quello che sto mangiando. Che cazzo? Dai, cosa è successo? Vediamo se qua ci sarà, se qua c'è qualcosa di diverso. Ma come sei fatto? Oh no, ci sono altri per coglioni. Salve gente, noi siamo i mega players 87. E adesso cosa facciamo? E oggi giochiamo, no? Giochiamo giocando. Sì, giochiamo a qualcosa, giochiamo a Mount Your Friends. Sto schiacciando qui per arrampicarmi. Ma vedi se puoi fare diversamente. Ma forse... Ah, schiaccio lì. Schiaccia l'altro, va meglio. Bello. Bello. Wow. Sono salito sul mio amico. Che amico? Non hai amici? Madonna, questi qua. Allora, c'è da dire che chi vedere chi è peggio di te ti fa stare sempre meglio. Vero? Sì. Fa sembrare i nostri gameplay belli quasi. Sono belli. Belli. Ma che sono belli? Allora, non me li scritti noi questi. Amici nuovi, venite con noi, iscrivetevi al canale, gli altri 10 sono lì che vi aspettano. Noi siamo i mega players, cazzo, che sono un dritto, ciao grazie, iscrivetevi. Salve a tutti ragazzi! Noi siamo i Super Cooking Bros! Io sono Rock. Io sono Darby. Sare. E oggi faremo vedere come cucinare una crostata. Guarda qui, una bella crostata. Questa è il risultato. Allora, cominciamo a fare l'impasto. Guarda che bello impasto. Serve proprio un mattarello. Oh, ecco qui, un grosso mattarello per il Super Cooking Bros. Sì, ti prego, impasta però. Ce lo impasti tutto. Certo. Ma il risultato deve essere quello. Quello è... Adesso vediamo come usare il mattarello. Mattarello, però. Devi spianarlo. Avete già con un po' di farina. La farina? Oh sì. Guarda che sta venendo alla perfezione. Oh, bella. Sta venendo. Oh sì. Sta venendo alla perfezione. Perfetto. Fammi dare un... Che buono questo. Oh, ma che cazzo stai facendo? Sei ad Albis! Ad Albis è Super Cooking Bros. Ma cosa dici? Sono Ray io! No, sono Super Cooking Bros! Ma giusto, vero, quel cazzo! Salve a tutti ragazzi, siamo Super Fatty Bros, sono Darby, sono Ray e io sono Locke. E bentornati su Ultimate Marvel vs Capcom 3 edizione 2015. Classificata, cazzo. Vai che pieno di gente che gioca ancora. Uno pari stronzo! E vai, è GG! Ma che bello giocare i picchiaduro ancora! Oh, bello Marvel! Non ci capisci un cazzo, diglielo! Guarda, Marvel ancora nel 2015! Coglione, è fantastico! E Ray, sei troppo bravo nel suo gioco, troppo bravo! Ma si rispacca il culo! Ma guarda che anche io sono migliorato a giocare tutti i giorni, sono diventato bravissimo! Perché adesso t'alleni, diglielo! E Marvel sei diventato un bro! Ma c'è una carriera al cazzo, è il dio dei picchiaduro! Dio dei picchiaduro, vado Evo 2015! Sì. Adalmi! Presto sul canale Super Fighting Bros! Grande così Ray, madonna mia! Mi chiamo coglione! Ma che cazzo c'è detto su te? C'è un cazzo di... Dove è uscito? Aspetta. Dai, io... Aspetta Ray! No, aspetta Ray! Fai un attimo mente locale! Fai un attimo mente locale! Ray, togli sta roba! Non ci vediamo, picchiaduro! Ma ci vediamo più picchiaduro, cazzo! Ma cagare, ma non c'è nessuno! Cosa sta facendo? Stai giocando! Me l'ho ritirato dal mercato! Ma culo, va! Salve a tutti ragazzi, siamo su Fighting Bros, sono Adalbi, sono Ray e io sono Locke e bentornati su Secret of Mana e bentornati su Kingdom Hearts e bentornati su Azuras Wrath e bentornati su Castle Crasher e bentornati su Transistor e bentornati su Pandemonium. E bentornati su Bandicoot 3 e bentornati Dark Souls 2! Bentornati su Onimusha! Quanti giochi! Senti, e bentornati su Terra! Ora continuo! Resident Evil Code Veronica! Minecraft! In loop, Silent Hill 3! Zelda Ocarina of Time! Mega Man 7! Sono
possiamo andare così. Abbiamo acquistati veramente tanti. Abbiamo sentito quanti giochi, non possiamo acquistare. Voglio andare in equità, io non ti ricordavo. Adesso mi darà sì, ma noi prendiamo un impegno con i giocatori, con la gente che ci segue a casa, con un gioco che vediamo. Ce ne fatto un cazzo. Perché? E ora di cambiare, ragazzi. No, se mai torneremo. Io mi sento male, ho i sensi di colpa qua proprio. Ragazzi, se mai torneremo alla realtà, se mai torneremo alla realtà, non quitteremo più niente un gioco. A costo di fare una visita video. Esatto, il suo scopo. Esatto. Usare per non quittare. Per riprendere tutti i giochi che li facciamo tutti da zero, tutti. Ciao, no, esatto, perché la famiglia. Adesso la ma anche il Secret of Mana. La sua vita, questo cazzo di regalone di merda! No, non togli, ti do cazzo di regalone! Oh, non togli, te lo togli! Oh, no! Basta! No, che cazzo facciamo? Allora, se usciamo... Se usciamo da una nuova parte... O c'è un altro universo con degli stronzi... O ci siamo noi che prendiamo le nuove e io non ce la faccio più a farmi formattare il cervello. Io mi sono rotto il cazzo sta casa, veramente, mi sono rotto il cazzo sta casa. Facciamo qualcosa, andiamo via, boh, non so, buttiamo il muro. Sapete cosa? Certo che se qualcuno suggerisse qualcosa! Ma qualcuno, Ma qualcuno a caso, magari arriva qualcuno che ci dice proprio cosa fare, adesso! Lasciarci un commento su cosa fare! Un consiglio utile sul prossimo passo del nostro viaggio! Davvero, potrebbe quasi scriverci qualcosa! Incredibile! Scrivere! Scriverci! Un commento!